Come vi dicevo, da ora in pochi macchine corso ci occuperemo di questa tipologia di macchine che, appunto, come sapete, a volte abbiamo richiamato, adesso ne approfitto in questa fase introduttiva, in questi pochi minuti che ancora abbiamo stamattina, per ripetere alcune cose che abbiamo detto qua e là. Adesso le, diciamo, le mettiamo un altro minuto e poi oggi pomeriggio entriamo più nel vivo del nostro argomento. Quindi, macchine operatrici, ripeto, dicevo, quindi, ripeto l'attenzione, sono, con questo termine intendiamo delle macchine che trasferiscono al fluido energia meccanica allo scopo di innalzare il livello di energia del fluido, e livello di energia che può essere energia di pressione, energia cinetica, energia gravitazionale. Diciamo che in massima parte, diciamo, quello che si incrementa grazie alla macchina operatrice è l'energia di pressione del fluido, che poi il fluido, una volta che si muove all'interno di un certo impianto, lasciate passare il termine, potrà decidere come spendere quel patrimonio di energia di pressione che ha acquistato attraversando la macchina, per appunto poter fare al meglio il proprio servizio, insomma la propria applicazione. Mi spiego. La macchina operatrice conferisce quindi questo incremento di pressione ad un fluido, poi dipenderà caso per caso come questo incremento di pressione possa essere utilizzato, nel senso che ci sarà bisogno in alcuni campi, in alcune industrie c'è bisogno proprio di fluidi ad alta pressione per eseguire certe lavorazioni. Ci sono delle macchine, come sapete, che sono comandate, come si può dire, pneumaticamente, quindi grazie alla pressione di un fluido comprimibile, o idraulicamente, quindi grazie alla pressione di un liquido, di un fluido incomprimibile, e quindi questa per alcune lavorazioni. Oppure, molto più semplicemente, per applicazioni diverse, appunto questa energia di pressione può essere spesa, utilizzata dal fluido che l'ha acquistata nella macchina operatrice, poi la potrà spendere per esempio per, in termini di energia potenziale gravitazionale. Classico esempio, se io ho, fate finta che abbiamo un pozzo che contiene dell'acqua sulla strada che passa proprio sotto queste finestre, se vogliamo portare l'acqua da quel pozzo, la vogliamo portare in quest'aula, che cosa facciamo? Appunto, dobbiamo dare energia a quell'acqua che da sola evidentemente non si mette a salire di una quindicina, ventina di metri, e quindi la pompa, che sarà la macchina operatrice che andremo ad impiegare, questo conferisce energia di pressione. Quando l'acqua attraversa i condotti della pompa, come vedremo con calma nelle prossime lezioni, incrementa il suo livello di energia, come dicevo, sostanzialmente, non solo, non esclusivamente, ma sostanzialmente energia di pressione. Dopodiché, questo è quello che volevo dire prima, la può utilizzare, la può spendere per scopi diversi, quella di correre ad alta velocità in una tubazione, vedi tu,
potesse servire acqua ad alta velocità, o viceversa quella stessa energia di pressione, per esempio, la potrebbe utilizzare, ad esempio che facevamo prima, per vincere la forza di gravità che è relativa al dislivello di 15 metri. Se il pozzo sta qua nella strada qua sotto, praticamente quell'energia di pressione l'acqua la spende proprio per salire per un'altezza di h metri che separa il pozzo dal livello dove la vogliamo portare all'interno di questa stanza. E chiaramente anche per vincere tutte le perdite di carico che incontra nella tubazione che va dal pozzo fino al rubinetto che andremo a posizionare in questa stanza. Altrettanto, diciamo, quindi macchine operatrici, quindi sempre per fare il punto anche sulla terminologia, quindi io parlo in generale, quindi stiamo parlando. Questo, so che già le abbiamo dette queste cose, però dicevo che è il momento di ripeterle con un po' d'ordine. Quindi macchine operatrici che in generale effettuano questa missione che abbiamo detto, e che è la stessa sia se il fluido è un liquido sia se il fluido è un aeriforme. Cambia nome la macchina, nel senso che se il fluido trattato è un liquido parliamo di pompe, se il fluido è un aeriforme parliamo di compressore. Okay. Questo tanto per mettere un po' in ordine anche la terminologia, poi continueremo con questa distinzione e niente, quindi anche però appunto fa piacere introdurre lentamente questo argomento, quindi per far ben comprendere questo discorso. Per esempio, appunto, parlando di un utilizzo di un aeriforme e quindi di un compressore, l'altro esempio classico che possiamo fare, ce l'abbiamo già realizzato, se voi guardate questi canali con questi diffusori che vedete qua, questi servono, come sapete, alla climatizzazione dell'aria di questi ambienti. Da qualche parte c'è una centrale termica dove d'inverno appunto si produce aria calda, d'inverno, d'estate aria fredda che poi viene distribuita in tutti, spero, i locali della facoltà. Allora, come fa la centrale? Dove sta? Sta lontano, sta sul tetto da qualche parte. Come fa l'aria riscaldata o raffreddata? Chiaramente in questo momento è ininfluente. Come fa l'aria dalla centrale a arrivare fino a questa, come fa a camminare in questi condotti e uscire da questi diffusori che vedete qui inseriti proprio in questi canali d'aria? Chiaramente non, una frase che quante volte abbiamo adoperato, l'aria non lo fa gratis dal punto di vista energetico. Se si mette a camminare in questo canale, come vedete, è costretta a fare un percorso abbastanza tortuoso, no? Perché dalla centrale sul tetto, ma per arrivare qua deve scendere, salire, girare, deve andare a tutto, vedete, entra in quest'ala da quella parte lì, quel tratto parallelo alle vostre sedie, poi vedete si dirama, insomma, va un po' di qua, un po' di là, eccetera. Insomma, compie un percorso abbastanza tortuoso, poi deve uscire chiaramente dal diffusore con una certa velocità che non deve essere troppo elevata perché fa rumore, dà fastidio alla salute, insomma, se ci sparano l'aria o troppo caldo o troppo fredda
troppo veloce, però deve avere una certa velocità, altrimenti qui non avremmo beneficio di questo disegno. Quindi sostanzialmente deve avere questa energia per poter camminare all'interno di questi canali e per poter uscire con una velocità non nulla, non elevata, ma sicuramente non nulla da quel diffusore. Questa energia è appunto come il concetto che l'esempio, lo stesso concetto applicato a un esempio diverso che dicevamo prima. Questa energia la ricevono dal compressore che si trova all'uscita della macchina termica, cioè ci sarà una macchina termica che produce l'aria calda o fredda, e dopodiché c'è un compressore, uno o più compressori, che si fanno carico di incrementare l'energia di pressione di quest'aria climatizzata, e appunto poi l'aria climatizzata la spenderà per, in questo caso diciamo, interessa poco o niente il discorso energia gravitazionale, d'accordo? Perché parliamo di un gas, e quindi il discorso di energia gravitazionale in questo esempio appunto non ci riguarda, e viceversa quel patrimonio di energia di pressione questa volta l'aria lo spenderà principalmente per vincere tutte le perdite di carico all'interno di questo, cioè non immaginate che sia una cosa trascurabile, appunto vincere la resistenza al moto in tutti questi canali, che alla fine l'ambiente più distante sarà lontano qualche centinaio di metri dalla centrale, quindi camminare per 100 metri in un canale dove appunto ci saranno sezioni che si restringono, si allargano, tornano a restringersi, ci saranno deviazioni come potete vedere anche con i vostri occhi qua dentro, quindi curve, gomiti a 90 gradi eccetera, e ci saranno delle valvole, uno immagina insomma, quindi tutta una serie di perdite sia appunto distribuite per la lunghezza dei canali, sia concentrate in tutte queste punti che vi ho detto, variazioni di sezione, di direzione, organi di intercettazione del flusso e via discorrendo. E quindi diciamo, facendo la somma, insomma, se non voglio rischiare che nella stanza più lontana dalla centrale alla fine non arrivi niente, se io voglio che una certa portata che il progettista dell'impianto termico ha ritenuto necessaria per la stanza più lontana dalla centrale, quella portata ci deve arrivare, e quindi per farcela arrivare il compressore dovrà conferire all'aria energia di pressione tale che l'aria possa attingere a questo patrimonio di energia di pressione per superare le resistenze al moto di cui stiamo parlando, e in più deve anche avere un pochino di energia cinetica per poter avere una velocità di diffusione da queste bocchette da reazione che non sia chiaramente che non sia nulla. E quindi diciamo tutto questo lo fa grazie all'energia di pressione che il compressore in questo caso ha conferito alla. È chiaro quindi un po' il concetto. L'altra cosa che è sempre in fase introduttiva, mi fa piacere, poi non ci torniamo più, sottolineare è anche, ogni tanto lo sapete, mi piace farlo, è anche appunto l'aspetto applicativo dal punto di vista del lavoro dell'ingegnere meccanico, nel senso che come potete immaginare queste pompe e compressori noi li abbiamo nominati dalle primissime lezioni. Perché? Perché le abbiamo viste inserite negli impianti, nell'impianto con turbina a gas, nell'impianto con turbina a vapore e via dicendo. Okay, però appunto io adesso invece sto sottolineando un altro tipo di impiego, cioè l'impiego dove pompe e compressori, cioè queste macchine operatrici, vengono
utilizzate da sole, quindi non all'interno di un impianto per la generazione di potenza, ma come semplice macchina operatrice, laddove, come gli esempi banali che vi ho fatto un minuto fa, laddove c'è bisogno di far muovere un fluido, quindi laddove c'è bisogno di innalzare il livello energetico di un fluido, sia esso liquido o gas. Da tutto questo che cosa ne deriva? Ne deriva che appunto mentre una turbina a vapore, voi dove la incontrate? In quelle centrali oggi in Italia, dove la incontrate? In quelle decine, questo è l'ordine di grandezza, di centrali termoelettriche esistenti in Italia che sfruttano come macchina operatrice la turbina a vapore. Un compressore, una pompa a sé stante, quindi non come componente di un impianto, voi li trovate anche in applicazioni civili, come stavamo dicendo, insomma. Ma dappertutto, come poi vedremo, sono molti, tantissimi gli esempi, cioè l'acqua che circola e lava per lavare i panni nella vostra lavatrice, secondo voi com'è che cammina? L'acqua che sciacqua, insapona, cioè non è che è un miracolo, insomma, quell'acqua intanto cammina nella lavatrice perché c'è una piccola, sarà piccola, ma c'è una piccola pompa che la fa circolare. Nel frigorifero, anche se non tutti abbiamo l'aria condizionata a casa, ma tutti abbiamo il frigorifero, nel frigorifero per fare il ciclo inverso, per sottrarre calore, per spostarlo da un sistema a temperatura più bassa verso un sistema a temperatura più alta, come sapete, a temperatura più alta abbiamo bisogno di energia, una spesa di energia meccanica, come sapete, il cosiddetto ciclo inverso, e quindi nel frigorifero chiaramente trovate un piccolo compressore che effettua questa operazione. Nell'impianto di riscaldamento che avete a casa vostra, insomma, con i classici termosifoni o è con la diffusione dell'aria, ma in ogni caso appunto avete o quest'acqua che deve circolare, che il termosifone dalla caldaia appunto deve farsi il giro di tutto il vostro appartamento per riscaldare tutti gli ambienti, e dice, è l'impianto antincendio, è l'impianto di acqua sanitaria, insomma, come facilmente potete immaginare, le applicazioni sono tantissime, insomma, ripeto l'esempio, la turbina a vapore sta là, insomma, cioè la troviamo, insomma, non è che è così diffusa, no? Un piccolo compressore o una piccola pompa per un uso civile del tipo degli esempi che vi facevo prima, invece, come potete immaginare, la trovate in milioni di applicazioni in più rispetto a quella di una. Questo significa che appunto significa che saranno pochi gli ingegneri meccanici che nel loro lavoro si dovranno occupare di una turbina in generale, insomma occupare una turbina a vapore, sono molte più alte le probabilità che qualcuno vi chieda o di progettare, che io non, nel nostro corso non certamente potrò insegnarvi a progettare, però viceversa anche qualcuno potrebbe chiedere non di progettare ma di scegliere una pompa o un compressore da inserire in un impianto di riscaldamento, in un impianto di sollevamento acqua, in un antincendio, quello che sia, un impianto d'aria condizionata e quant'altro. E quindi diciamo quello che cercheremo invece noi di fare appunto sarà proprio questo, cioè di acquisire gli strumenti per poter
individuare, diciamo, la macchina giusta da inserire in un certo tipo di impianto, no? Per questo tipo di applicazione. Non so se sono stato chiaro. Questo è un po', diciamo, mi faceva piacere introdurre questo, cioè darvi un motivo, insomma, per il quale andremo a studiare questo tipo di macchine, al di là appunto dello studio in sé per sé. Insomma, ritengo che sia sempre bene avere davanti l'obiettivo, cioè perché mi interessa approfondire questo argomento. Quindi questa era un po' l'introduzione a questo argomento. Poi ci vediamo nel pomeriggio e entriamo nel vivo, evidentemente.